Ritrovati, un saluto a voi tutti, scusatemi per il tono della voce, purtroppo le corde vocali hanno preso freddo e che cosa ci possiamo fare? Io volevo rimanere chiuso in casa per un mese, 2 mesi, bello tranquillo, non si può. E non si può, perché c'è tanto da fare, chi ti chiama a destra, chi ti chiama a sinistra, chi a centro. Non si mettono d'accordo questi, né a destra, né a centro, né a sinistra. E che caspitina. Farete gli stessi errori dei 5 anni fa circa e degli altri, degli altri, degli altri. Non vi preoccupate, il popolo è sempre a vostra disposizione. È sovrano sì, solamente dopo le elezioni. Ma andiamo subito a realizzare questo liberamente, parliamone. Carissime e carissimi, scusateci per il ritardo con cui iniziamo questo programma. Avete visto, la celebrazione eucaristica è terminata con un po' di ritardo rispetto all'orario programmato, e sono cose che succedono, ci mancherebbe, quando si organizzano le dirette, può accadere anche questo. Tonino Santamaria è collegato con noi, ben ritrovato Buonasera. Tonino Buonasera a Santamaria, tutti. grazie di essere collegato con noi. Anna Larato da Sant'Eremo in Colle, buonasera a te Anna, ben ritrovata. Ritrovata a te e posso fare gli auguri a tutte le Cecilia, Tutte in le nome della Cecilia. Hai patrona della musica, tua d'Acquaviva, visto che apri solenne una città concelebrazione. di musicisti, quindi. Sì. Grazie Anna. Claudio è collegato invece da Acquaviva delle Fonti in un'area protetta, nell'area in cui tutto tranquillo, caro Claudio, perché io adesso ti farò la domanda. Ben ritrovato, buona serata. Buonasera a tutti, agli ospiti, a chi ci sta C'è ascoltando. vento da quelle parti? C'è Sì, pioggia? Ci sono c'è fulmini? tanto vento. C'è vento anche di là. Quindi Tonino Santa Maria, tutto il mondo è paese, Tonino Santa Maria. Cara Anna, tutto il mondo è paese. Allora oggi vi faccio un regalo. Siccome il tempo a mia disposizione è un quarto d'ora nel corso del programma e me l'hanno tolto tutto per il ritardo, allora io do a voi la parola. Prego, Anna, dici, raccontaci. Allora, io ho da raccontare parecchio, perché oggi è stata una bella giornata di arricchimento. Come dicevo fuori onda, prima chiacchieravo con Tonino Santamaria in attesa del collegamento. Torno adesso da Bari, dove si sta tenendo questo incontro con tutte le giornaliste, una settimana, sono i soliti crediti formativi, che mi mancavano quelli in presenza, perché mi piace frequentarli, anche perché si ha il contatto umano, che non è poco, hai la possibilità di relazionarti con colleghi. Lì ho incontrato Cafaro di Cassano, che tu conosci anche molto bene, il collega, che era lì perché c'era questa giornalista di Rai 1, si è parlato di giornalismo d'inchiesta, delle fonti e della deontologia, come cioè un mestiere che diventa sempre più difficile. È stato molto carina questo incontro, è stato molto carino, ma dico, ma anche come dire, informativo e formativo, anche perché c'è stato anche questo scambio redazionale. C'erano molti studenti universitari, giovanissimi, al primo anno, di scienze della comunicazione. Sono stati un po' bacchettati da una delle tre giornaliste, perché ha detto: voi siete qui perché ci sono i crediti, altrimenti di queste cose non vi interessa, perché insomma i giovani sono abituati alle cose, agli strumenti tecnologici, vederli in qualche convegno diventa difficile, per cui diciamo, torno molto arricchita da questo incontro. Anche perché i ferri del mestiere del giornalista vanno sempre, come dire, non dico affilati, ma tenuti in ordine, qualche volta, come dire, anche come si fa con i coltelli quando si portano dall'arrotino, affilarli? Va bene, tutto qua. Poi ho mandato Sì. qualche foto in regia, se poi mi dai spazio e ho te e mi dai del tempo, posso anche dare qualche comunicazione. Claudio, prego.
Prego Claudio. Eccomi, è caduto il collegamento, sono appena rientrato. Sì, prego, Ecco, dici che che cosa vi devo dire? notizie hai, cos'hai nel tuo Allora, sì, database? di locale niente, mi è appena giunta una notizia da Roma dove è stato arrestato un tassista perché accusato della violenza di due studentesse americane, una notizia dell'ultima ora. Lo so che non riguarda il nostro territorio, però è qualcosa che... Sconcertante, che caso. Sì, è proprio una cosa incredibile. Si prende il tassì per farsi Sono portare a impazziti questi qua. destinazione, sperando di essere alla massima sicurezza, e poi succede questo. È qualcosa di incommentabile. A proposito di quanto accade a Roma, violenza nel carcere di Rebibbia, un detenuto armato di punteruolo ha sequestrato un agente in cella, ma di questo ne parleremo domani perché oggi il tempo a disposizione è, come si suol dire, tiranno, e a breve ci collegheremo con una nostra gradita ospite, la pittrice Valeria Massari, nata a Conversano, che a Casa Massima ha creato un'associazione culturale, la Tienda d'Arte, tenacemente realizzata e fondata da questa artista, che attualmente dirige in qualità di presidente con appunto la sede sociale a Casa Massima. Allora, Tonino Santamaria, hai Sì, sono qui. visto? Ci stiamo tecnologicamente avanzando e quindi per colpa tua, Tonino Santamaria, hanno scoperto il segnale dei lavori prima che i lavori iniziassero. Perché dicono così anticipiamo i tempi. Così Tony Santa Maria sta tranquillo. Non appena possibile vedremo più in là magari questo segnale dove si vede appunto che è scoperto. Non so se è stato il cattivo tempo. Insomma, però qua non va bene, non va bene, nel senso che sono dei lavori un po', come devo dire, bisogna andare da qualcuno per questi lavori, perché hanno avuto problemi su via San Michele e adesso iniziamo male su via Gioia. Prego, Tonino Santamaria, raccontaci che hai di novità, quali sono le tue novità? La novità è che, come dire, si sta muovendo per organizzare le coalizioni della prossima primavera per le votazioni ad Acquaviva. Oh. Quindi è tutto in movimento. Tutti in movimento sono, però Tutto mi in fa movimento. piacere, Quindi venire. Tonino Santamaria, mi fa piacere che questi cardoncelli, questi funghi che piovono nella politica locale, per 5 anni sono rimasti sottoterra, No, nella alla maggior verità sono parte. ancora sottoterra. Ah, stanno Sì, ancora nel senso sottoterra. che, Ah. come dire, si fanno le elezioni, poi scompaiono. Poi al momento in Emergono. cui arrivano le altre, si Ho ripresentano. E capito. la gente chiaramente dice, vabbè, e questi finora dove sono stati? Allora. Come i funghi, spuntano Eh come i sì, funghi. come i funghi, come i funghi. E che dobbiamo fare, Tonino? È così, da noi, siamo una città che è No, caratterizzata anche da il questo. problema è la formazione. Sì, la Cioè, formazione la faranno a voglio spese dalla dire, in collettività questi per 5 anni. casi, lo anticipavo ieri, stanno succedendo delle cose strane. Dicevo, ieri parlavo di schizofrenia amministrativa. Nessuno parla e sono cose di una gravità assolute dal punto di vista politico e amministrativo per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, per l'occupazione, per l'economia. Tutti zitti, stanno probabilmente preparando le liste e quindi sono indaffarati su questo e non vedono altro. Ma questo non lo vede né chi si sta preparando per le prossime elezioni, ma neanche i consiglieri comunali presenti lì, che fanno parte dell'assise di Acquaviva. Cioè, io non riesco a capire come si fa a fare silenzio. Cioè, un minimo di dignità politica e personale non ce l'ha. E poi si ripresentano e dicono votatemi.
Io non ci cioè, vorrei dire, domani il voto su che cose andranno a chiedere? Oh, Tonino, a me fa sorridere, insomma. Tonino Sanamaria, tu subito dobbiamo dire, quando io vedo un segnale che è una luce, che dovrebbe essere un lampeggiante, io non capisco perché da quei sono tutti spenti la maggior parte, deve essere acceso o spento, perché mi comincio a pensare che la giusta e corretta disposizione preveda che ci sia il lampeggiante ma che sia spento, Tonino Santamaria. Sì, ma vorrei dire, come dicevamo ieri... Cioè chi deve controllare, il Chris Nonno di chi deve controllare queste cose qua, chi le deve controllare? Chiaramente la polizia municipale. E tutta la polizia municipale, può avere i vigili urbani. No, voglio dire, la questione è che ci sono delle regole, cioè in questo caso chi deve... non è stato detto che l'azienda deve praticamente mettere i segnali di come dire anche di direzione eccetera eccetera di, per quanto riguarda la viabilità, ma il voglio dire chi deve controllare solo la polizia urbana, non è che ci sono altri che possono fare una cosa del genere. No, perché io ricordo che questo segnale era coperto fino a qualche giorno fa, stamattina invece era scoperto. Ma se è spento non funziona, non è ancora attivo. Ma se è scoperto vuol dire che i lavori sono in corso allora? No, deve essere lampeggiante. No, voglio questo dire però se è scoperto la segnaletica indica lavori in corso, attenzione, lavori in corso. Ma questi lavori io non li ho visti stamattina, che l'hanno scoperta a fare. In realtà probabilmente può anche darsi che l'acqua di ieri lo abbia scoperto. Cioè, vorrei dire, e devo andare io a coprirlo, chiedo scusa. Chi ci deve andare? Devo andare io? Dobbiamo andare tutte e due a coprirlo? No, dovrebbe farlo l'azienda. Io comincio un po' a scocciarmi, a stufarmi di questa situazione. Sindaco Carlucci, abbi pazienza. Andiamocene tutte e due, ti do tutta la mano che vuoi, la voce non te la posso dare, ma tutte le mani che vuoi, andiamoci per 2 o 3 giorni a fare un giro nei cantieri a quelli delle fonti, io vengo come Codacons, tu come primo cittadino, non c'è bisogno di forze dell'ordine, non ti preoccupare, andiamo e controlliamo, perché qua 6 vigili hanno tempo e poi sono pochi, e voi mi avete messo a disposizione i soldini, e non ci avete pensato prima ad assumere in quantità sufficiente a, io mi metto a disposizione, a gratis. Lo faccio da tanti anni, come volontario, sono a disposizione. Ma non è possibile dare delle indicazioni sbagliate agli automobilisti, a chi sta lì. Quindi, perché alla fine succede come, voglio dire, al lupo, no? Perché tutti vedono i segnali, ma non ci sono i lavori, tutti passano. Poi il giorno in cui invece i lavori ci saranno, si creerà là un ingorgo e chissà che causa succederà. Non è così che deve funzionare. Comunque, tutta l'acqua viva succede, dice la vecchia rete, e io sono d'accordo con la vecchia rete. Tutta ad acqua viva succede. E allora Claudio, dalle due parti invece, non succede, menud. Ecco, tutto a posto. Ma chi lo dice? Non vi lamentate voi di quei passaggi pedonali che creano pozzanghere d'acqua e non si può più attraversare su via Casamassima. Ma io dico, tutto a me si fermano i cittadini. A te ti fermano perché voglio sentire i cantanti e i film, e a me mi fermano per le problematiche. Non possiamo invertire un po'. Io faccio l'intervista alla Tata Angelo e tu fai l'intervista ai politici, così io mi stresso meno. Vuoi fare un change? Guarda che intervistare gli artisti non è che è stressante. È stressante. No, voglio dire, non è semplice. È impegnativo. È impegnativo in maniera diversa rispetto ai politici, però è abbastanza impegnativo. Anna, che cosa ti devo dire, Anna? Prima di venire ad Acquaviva, chiamaci, così ti diciamo da dove puoi entrare ad Acquaviva. Va bene? Va bene. Intanto hai parlato di funghi. Perché? Ci sono problemi a Sant'Era? No, io ho mandato una foto in regia. Dove si vede il fungo? Sì, perché c'è un mio concittadino al quale possiamo anche dire il nome, Domenico. Bello, Cosa. Grande questo, quanto pesa? Un chilo e quattro. Bilancia, vedi? Un chilo e quattro. Ti è piace? A me piacciono i funghi. Non so, Tonino, mangi i funghi? Come le Quindi, castagne, sono già finiti. Allora, ho capito. Domenico, io lo chiamo l'uomo della Murgia, perché ha una bellissima storia. Lui lavorava alla Natuzzi,
a un certo punto, 10 anni fa, 15 anni fa, ha deciso che non voleva stare, perché è un omaccione. Si sentiva, come dire, soffriva di claustrofobia, si sentiva sacrificato, quindi ha deciso di licenziarsi e di vivere di murgia. Lo fa benissimo. Poi, se avremo l'occasione, ti farò vedere tutte le sue conserve. Raccoglie le erbe, la ruta per esempio, la ruta che tutti malstut si dice da noi, e poi la spacca pietra che credo che serva per i calcoli renali, e tutta una serie di erbe officinali. E poi fa anche l'attore. Lui, poi ti manderò magari delle foto con la Tatangelo, con la, no, come si chiama, il detective di Matera, quella famosa, quel procuratore. Bisogna chiedere a Claudio, sei un artista, l'esperto sì, è Claudio. Sì, hanno fatto la fiction. Claudio? Abatantuno? No, di Matera. Il procuratore di Matera di quella serie televisiva. E quindi, Madonna. Sì, poi ha lavorato con 007, insomma vive di murgia quando non ci sono film, perché se ne stanno girando tanti. La Puglia Film Commission ha scelto proprio il territorio tra Altamura, Santeramo e Gravina. Per cui sì. Inquadrate Anna. Insomma, c'è l'unica donna qui, dovete inquadrarla spesso, che fa audience. quindi caro Gino, questo bel fungo te lo dedico, non te lo posso regalare, non te lo posso far assaggiare, però ha fatto questa bella raccolta questa mattina, è uno dei tanti, mi ha mandato questa foto, ma ne ha mandate anche altre. E la pioggia c'è, la sento battere, quindi domani ci saranno molti funghi. Quindi è un'area in cui ci sono gustosi e belli anche a vedersi di funghi. Sì, poi mi parlava di questi galletti, perché mi ha detto che anche i galletti sono ottimi. È vero, Tonino Santamaria? Sì. Come si cucinano? Lo sai? Ho visto che tu sei bravo. No, in cucina io sono proprio negato. Però ho visto tranne che qualche cosa manuale. Faccio il caffè. Visto. Facci i taralli. Che bravo, vedi Gino, e tu? Allora, non mi chiedere di più. Io ho lasciato la cucina quando ho fatto campeggio, avevo 17 anni, a Ortona a Mare, in provincia di Chieti, o Pescara. Claudio, mannaggia, che figura devo fare, la geografia a me non è mai piaciuta. Claudio, sì. Tu che sei geograficamente parlando un asso io, sì. Del volante, Ortona, provincia di Chieti o di Pescara? È provincia di Chieti, anche benissimo. Se è abbastanza vicino a Pescara. Benissimo. E adesso, visto che abbiamo parlato di Pescara, di Ortona e quindi dell'Abruzzo, dico bene che io non voglio fare brutta figura, lo ripeto, la geografia non è mai stato il mio forte. Ci colleghiamo con l'artista, ma prima di farlo, chiediamo scusa a Valeria Massari se con qualche minuto di ritardo, volevo chiedere a Tonino, Claudio e Anna chi di loro volesse fermarsi dei tre moschettieri liberamente parliamone, siamo quattro oggi, quattro moschettieri liberamente parliamone, per questa mezz'ora in cui chiacchieremo con questa artista. Chi vuol è una pittrice, ma è molto, ha una fantasia e un ingegno particolare che mi ha affascinato. Tanto mi ha attratto che abbiamo deciso di fare questo collegamento. Chi dei tre vuol rimanere? Non fate a botte per piacere. Non avevo dubbi. Non vi accalcate. Non vi accalcate, non vi accalcate. Non è sempre la precedenza. Allora Tonino e Claudio li congediamo, come si fa, come si faceva un tempo al militare. Siete congedati. Buonasera. Vabbè, io mi trattengo qualche altro minuto perché sono curioso di sentire. Va bene, puoi solo applaudire, ma non intervenire. Comunque intanto saluto i telespettatori. Grazie. E ovviamente grazie all'ospite per la partecipazione. A domani per il nuovo appuntamento, intanto proseguiamo con Anna. Allora, se siamo collegati con Valeria Massari. Valeria Massari, buonasera. Buonasera.
Buonasera. Buonasera, ecco, mi senti? A me l'arte piace particolarmente. Sì, sentiamo. Solo che sono contenta. Sì, mi piace, però devo dire la verità, non ci capisco nulla. Ecco, sono affascinato dall'arte. Ma non deve essere capita, cioè nel senso, l'arte non deve essere spiegata, ecco, perché però... non deve essere spiegata, deve essere comprensibile a tutti, deve arrivare. Però tra i miei avi, ho chi ha lavorato a Petruzzellis, alla decorazione di quella di Petruzzellis. Ho il mio bisnonno che era un artista, ecco, ho tanti quadri, eccetera, eccetera. E ho mia madre che è con l'istituto d'arte, eccetera, eccetera. Lei è l'artista. E lei ci sta seguendo, però non può intervenire. Però quando mi ritiro, quando torno a casa, la mamma dà la pagella. Perché la mamma è sempre la mamma, Valeria Massari. E quindi chiederò come è andata l'intervista. E quindi spero di cavarmela. Siccome io temevo questo giudizio della mamma, artista, ho chiesto alla collega giornalista Anna Larato di restare con noi in trasmissione, così entrambi, rispetto alle curiosità che scaturiranno dal suo dire, potremo farle delle domande. Ma noi non siamo qui per fare domande inquisitorie, non so se è chiaro, ma perché vogliamo capirci qualcosa di più e fare in modo che quello che lei dirà possa essere compreso il più possibile dai nostri telespettatori, che magari come noi non hanno nulla a che fare con l'arte, e grazie a questo intervento, a questo suo dire, a questo suo mostrare quanto lei ha prodotto, potrebbero essere interessati e finalmente visitare qualche museo, qualche mostra. Che ne pensa? Beh, intanto io vi invito a visitare la mia dimostra. Dove? Dove? Allora, quella di Vasto si è già conclusa, ma questa settimana porto in mostra una parte della mostra esposta a Vasto che si intitola Il volto dell'altro ed è all'Hotel Excelsior a Bari il 25 e il 26 novembre, quindi in questa settimana. E dopodiché sarò a San Michele, al Castello di San Michele, per un intero mese con la mostra integrale, quindi con tutti i ritratti e i dipinti da me realizzati. Al Castello di San Michele sarà dal 7 dicembre al 7 gennaio. Allora Valeria, non per mancare di rispetto, anzi, continuerò a darle del lei, ma la chiamerò per nome, va bene? Sì, va benissimo. Allora mi dica bene le date, perché io ho un appunto diverso, quindi a Bari è il 24-25 o il 25? No, il 25 e il 26. Oh, 25-26, avevo una data diversa qui, perfetto, correggo questa data. Mentre noi dialoghiamo, guardiamo le immagini dell'inaugurazione di Vasto, dove c'è l'assessore alla cultura che sta facendo il suo intervento. Sì, Nicola Della Gatta. E accanto a me, io in diretta mi sono organizzata per vedere le immagini, sì. E accanto c'è il presidente dell'associazione ACM che ha organizzato la mostra, Carlo Vigiano, mostra dedicata al volto dell'altro. Sono una serie di ritratti, perché io mi considero una ritrattista, dove appunto indago e abbraccio le argomentazioni della filosofia di Emanuel Levinas, che è un filosofo lituano morto nel 1995 e che credo sia un tema di estrema attualità. Questo secondo me è l'elemento da rilevare, perché dopo i due lunghissimi anni pandemici io ho la percezione che si abbia paura del prossimo, che si siano logorate le relazioni, che si sia usciti impauriti rispetto all'altro, al nostro prossimo, ma anche a quello che Levinas dice, non solo il nostro prossimo, ma addirittura il nostro terzo, quindi quello addirittura più lontano.
E quindi trovo importante il messaggio sotteso, diciamo, a questa mostra, a questa mia personalissima indagine. Prima di essere pittrice sono stata un avvocato, quindi mi sono occupata di relazioni, di empatia. Attualmente sono una volontaria al fianco dei malati terminali, quindi collaboro con l'associazione Butterfly e sono una volontaria di protezione civile, quindi mi sta a cuore la persona, mi sta a cuore il prossimo, è stato da sempre il centro del mio interesse. Valeria, e quindi evidentemente è questo il nostro filo conduttore, Certo. è questo che forse, anche se non direttamente, mi ha attratto a approfondire quelli che sono i suoi lavori. Mentre scorrono le immagini, vorrei comprendere però come nasce questa passione, questa voglia di disegnare, come mai? Anche Allora, perché se lei mi dice che è stato avvocato, certo, io ho lasciato la professione il 31 dicembre 2019 e quello che un tempo era il mio studio legale, oggi è il mio atelier, la mia bottega d'arte. Io mi trovo in via Quintino Sella 27. Chi avesse voglia di venirmi a trovare. E non posso nascondere che provengo da una famiglia di artisti, quindi mio padre, che considero il mio maestro, è un pittore, quindi ho trascorso praticamente tutta la mia infanzia, la mia esistenza, la mia vita fino ad oggi con questo imprinting fondamentale paterno. Quindi non mi è stato necessario frequentare scuole d'arte o comunque di pittura. Poi mio fratello è un artista, scenografo, burattinaio, quindi diciamo che l'arte è sempre stato il mio pane quotidiano e quindi non è nata d'improvviso, ecco, mettiamola così. quando lei dice che in tenera età già guardava il papà che pitturava, insomma, che dipingeva, Sì, che ma dipingeva. mi faccia capire che significa. Ecco, già io immagino una scena dove lei pasticcia con le tavolozze, faceva questo, aveva fastidio al Assolutamente sì, papà. Ah! osservato. Anche perché va anche detto questo, la vera, come dire, abilità poi la si esercita osservando un maestro e quindi si può dire che io avevo la bottega d'arte in casa e quindi ho avuto questa fortuna di osservare quello che è il mio primo maestro, poi chiaramente ne seguo tuttora altri, poi in arte come in ogni ambito non si finisce mai di imparare, di affinarsi, di studiare, di perfezionarsi. Valeria, abbiamo visto poco fa un volto creato, un volto in pochissimo tempo. E mi piace questa cosa che lei. Come le è venuta questa idea? Questo volto che pian piano. Ma è veramente. È bello, è bello. Allora, quel ritratto che è Sì, chiaramente di chi si velocizzato tratta prima di tutto? È una è una conoscente. modella. No, 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 è una Ah, una modella. modella. Sì. Questi ritratti apparentemente velocissimi perché sono comunque montati, sono velocizzati. Sì. Non sono in realtà così veloci, richiedono del tempo. No, no, certo, sì, però l'idea di velocizzarli ha un E di velocizzarli impatto anche particolare. perché
perché altrimenti, intanto perché è noto che l'osservatore, il fruitore d'arte vuole conoscere quello che c'è dietro, sì, come nasce, sì, e quindi chiaramente montare un ritratto velocizzato, insomma, aiuta a far capire come nasce un'opera d'arte. Opera d'arte, io parlo impropriamente di opera d'arte, non sono io che lo devo stabilire, e non mi riferivo certamente a me. Io mi considero una pittrice e saranno altri, se lo ritengono, a stabilire se sia o meno un artista, ma in generale come nasce un ritratto, un'opera pittorica, un manufatto, un elaborato pittorico, ecco, chiamiamolo così. E quindi è anche per soddisfare la curiosità delle persone che mi seguono, che hanno la bontà di seguirmi. Sì. Stiamo... E quindi nascono questi video che ho pubblicato sulla mia pagina. Sì. Ecco, quello che mi farebbe piacere approfondire, sì, è la sua laurea, insomma, i suoi studi in giurisprudenza, il suo essere, sì, avvocato, come influenza, sì, il suo pennello? Sicuramente tantissimo. E in cosa e come? È importante il portato esperienziale di una persona. Probabilmente se non avessi fatto l'avvocato e non avessi avuto questo tipo di bagaglio, sarei stata diversa e sarebbe stata diversa sicuramente la mia pittura. Io come avvocato mi sono profondamente interessata della persona, ma in modo profondamente empatico, davvero calandomi nei panni dell'altro. Diventi quasi uno psicologo, però a differenza dello psicologo ti rimane il portato e la sofferenza nel tuo studio legale. Lo psicologo invece ha gli strumenti per poter insomma difendersi in questo senso. Sicuramente ha inciso tantissimo e ad oggi, tutt'oggi continuo, ripeto, ad interessarmi di persona, chiaramente non più sul piano legale ma più filosofico. Le mie letture sono tutte improntate allo studio e alla psiche. C'è stato un periodo, non ho terminato gli studi, in cui ho studiato psicologia. Sì. E non ho terminato gli studi, ma sicuramente era stimolato da questo profondo interesse verso la persona umana. Insomma, una indole poliedrica dal punto di vista artistico. ma la tecnica che lei predilige, o le tecniche, quali sono? La tecnica, allora, io mi ispiro e studio, continuo a studiare i grandi maestri del Rinascimento. Perché? Perché Rinascimento? Beh, il Rinascimento è noto come umanesimo anche, sì, e quindi... nel Rinascimento, a parte il grandissimo Leonardo che è stato rivoluzionario nella tecnica pittorica e ci rimanda un manuale di disegno e di pittura, si vedono i volumi, le forme, è incentrato sulla persona. E soprattutto perché al di là della tecnica, veramente io spero in un neorinascimento che riponga al centro la persona umana, che a mio avviso viene sopravanzata dalla tecnica, cioè la tecnica da essere un mezzo. Sin dai tempi in cui si usava la clava è diventato un fine. In realtà la tecnica deve tornare ad essere un mezzo a disposizione dell'uomo, l'uomo deve tornare al centro. Questo lo dico nell'incipit del mio catalogo artistico, che si intitola Il volto dell'altro,
come diciamo come premessa per conoscere anche se stessi. Che poi è il titolo della mostra. Della mostra, esatto. Di Vasto. Di Vasto, che si è appena chiusa. Diciamo è una mostra itinerante. Itinerante che poi vedremo, potremo sicuramente apprezzare dal vivo. Al castello di San Michele. Al caracciolo di San Michele dei Bari. Allora mi interessa questa sua poliedricità, nel senso che vorrei capire questa sua sensibilità pure, visto l'approccio, mi scusi per la tonalità della voce, visto l'approccio e quindi il suo essere anche volontaria, ma mi dica quando esse ha sentito il brivido, quando? Se c'è stato il brivido. Può sembrare incredibile, sì. Ma c'è un aneddoto che posso condividere, sì. Accaduto nell'ottobre del 2016, quando facevo un sogno ricorrente, in questo mi vengono in mente le persone che sentono una sorta di vocazione, sì. Un sogno ricorrente che mi vedeva dipingere, cosa che non avevo mai fatto prima del 2016, nel senso che mi sono sempre dedicata, andavo in tribunale, facevo le cose mie che dovevo fare e quindi al di là dell'osservatrice in famiglia, cioè io sono sempre stata l'avvocato, gli artisti in famiglia erano altri. Dopo questo sogno ricorrente mi sono andata a comprare un po' di materiali e ho cominciato a studiare da sola, a sperimentare e quindi è lì che è nato il tutto. Non ho più avuto sogni ricorrenti, è stata una settimana che ho sognato di dipingere. Quello può essere forse considerato il brivido o l'inizio del tutto che mi ha portato qui. Senza quel sogno probabilmente non sarebbero nati i ritratti, non saremmo qui oggi a riflettere, a fare questa chiacchierata. Valeria, a me piacciono le interviste in osmosi, non solo con l'intervistato ma col nostro pubblico, come se insieme e con la nostra immaginazione vedessimo un film, un cortometraggio, un qualche cosa, super concentrati, senza avere la voglia di cambiare programma, perché noi non inseriamo la pubblicità, specialmente perché significherebbe interrompere quel brivido che noi vogliamo portare anche nelle case dei nostri telespettatori. Dobbiamo arricchirli e questa intervista, mi permetto di dire, sarà una delle tante delle nostre produzioni che arricchisce il telespettatore grazie al suo contributo, Valeria Massari. Ecco, però, una che è poliedrica come lei, che obiettivo ha? Cioè, non raggiungerà mai il suo obiettivo, nel senso che è un continuo cambio di obiettivi, cioè, mi dica, dove vuole arrivare l'artista Valeria Massari? Allora, posso sicuramente dire che io mi sento emancipata dal ruolo che fino adesso ho svolto, la vivo veramente come una emancipazione. È chiaro che l'obiettivo è quello di affinarmi tecnicamente per esprimermi sempre meglio, per comunicare sempre meglio a chi ha voglia di seguirmi, ma che cosa voglio comunicare? Sicuramente i valori nei quali io credo, che voglio rendere noti, appunto il valore della dignità, il valore dell'ascolto, il rendere il nostro prossimo verso il quale con piccole azioni quotidiane a volte non ce ne rendiamo conto, tendiamo a prevaricare. Mi piace citare
un racconto di Dino Buzzati, che consiglio, è un racconto breve, non parlare ai canarini neanche se si può. Un Dino Buzzati che ci insegna come spesso con delle parole credute innocue creiamo nel nostro prossimo delle sofferenze immense e però poi proseguiamo verso la nostra strada senza neanche sapere la sofferenza che abbiamo dato all'altro. E questo, l'autoanalisi di se stessi, di come ci si relaziona all'altro, è per me un valore da prendere in considerazione tutti quanti. E non è davvero, non è facile la quella che mi piace viene detta la gentilezza. Non è facile, tutti quanti scivoliamo in qualcosa che porta sofferenza, porta dolore. Ora, una relazione ideale sicuramente non esiste, però una relazione che tenda all'ideale con un po' di impegno si può avere, ed è questo il messaggio che a me piace portare con queste mostre. Quello che dice Levinas: dovremmo intraprendere l'esodo dal nostro io, dal nostro ego, verso l'alterità. Ecco, dopo questa introduzione, lei non ha appuntamenti, nel senso che possiamo ancora andare avanti per qualche minuto? Certo. Ecco, perché Anna Larato, che è collegata con noi, la collega Anna, anche lei ha vene artistiche e si dedica al volontariato. Quindi oggi abbiamo un triangolo straordinario, oserei dire. E non perché mi manchi la voce, ma perché Anna ha tanto da dire e quindi da porgere domande, è stata telespettatrice finora, quindi tutto quello che abbiamo noi detto, sicuramente tante porte, tante finestrelle si saranno aperte nella mente di Anna. E Anna, riempi tutto quello che vuoi, facciamo un bel puzzle. Prego. Grazie direttore, collega. Allora, intanto complimenti per il tratto, ma insomma questi suoi ritratti sono veramente molto belli. E mi chiedevo, e anche questo cambiamento di vita, perché poi diventare artista, pittrice, come se si pensasse che l'avvocato fosse molto una mente matematica, ma credo che l'avvocato deve essere molto creativo se è un bravo avvocato, vero? Quindi è vero? Confermo, assolutamente. Quindi lei interpretare come? Assolutamente sì. Quindi era nascosto, lei era una creativa, una artista latente, quindi questi sogni premonitori le hanno aperto questa porta, hanno spalancato un portone che era lì, era latente, che doveva esplodere prima o poi. Di che segno zodiacale è lei? Io sono del Toro, anche se non credo molto. Negli abbinamenti. Io alle maree ci credo, credo molto, perché poi le maree, gli astri influenzano le maree. E secondo me, il Toro, ho fatto delle trasmissioni, io non sono astrologa, però ho portato avanti delle trasmissioni con un'astrologa, la quale diceva che per esempio il segno del Toro è il segno della manualità, cioè i nati sotto il segno del Toro sono bravissimi dal fare l'uncinetto, io per esempio sono dell'acquario e sono una frana, a disegnare, quindi ci siamo, quindi abbiamo anche inquadrato il fatto astrologico, il tema astrologico. Io mi chiedo, le fonti, perché ho visto dei ritratti molto belli, dei volti molto belli, dei bambini, delle donne, ecco, quali le fonti a cui lei si ispira? La prima domanda, me le sono appuntate, e quali le motivazioni oggi per farsi un ritratto? E poi ce n'è una terza, che mette insieme anche l'avvocato. Allora, le fonti
Alcune sono modelle, ahimè, trovate sul web, altre hanno delle espressioni bellissime, altre, ad esempio nell'opera quella di Grandi Dimensioni, è una mia modella, i due bambini sono dei miei nipotini. Belli. Sì, questa era sulle fonti, quindi sì, poi chiaramente c'è la modella alla quale mi sono ispirata, è una persona estremamente timida. Il motivo per cui farsi un ritratto, con il ritratto chi lo effettua entra davvero in simbiosi con l'altro, nel profondo, vede quella che mi piace chiamare la verità. Molto spesso nelle foto non ci piaciamo. Perché? Perché la foto è l'istantanea di un momento che fa parte della nostra sovrastruttura sociale. Con il ritratto invece si va davvero a fondo, davvero oltre quella che è la costruzione, e quindi ed è anche il motivo per cui il ritratto piace. Cioè, quasi nessuno mi ha detto appunto non mi piace. Perché? Perché nel ritratto il pittore arriva alla verità della persona, e per quanto mi riguarda io davvero mi calo in questo dialogo ho bisogno anche di conoscere la persona, non mi basta la fotografia da ritrarre. Quando mi viene commissionato un ritratto io chiedo che venga nel mio studio e che sia io stessa a scattare la fotografia e a chiacchierare con la persona. È chiaro, non sempre è possibile, ma quando non è possibile chiedo ulteriori informazioni. E qua viene fuori la psicologa, i suoi studi di psicologia, perché fondamentalmente l'amore per l'altro, del quale lei ha parlato in apertura, questi studi di psicologia, dedicarsi all'altro, e quindi ecco questi ritratti per far emergere l'anima, il tema interiore di chi le chiede il ritratto. Le faccio un'ultima domanda, perché forse siamo in ritardo. A chi, e me lo sono sempre chiesto, a chi appartiene l'opera finita, visto che per un artista, quindi questo è un ritratto, mi riferisco al ritratto, per un artista può appellarsi al diritto d'autore, ma chi l'acquista può anche pretendere la privacy, quindi di chi è quest'opera? Perché io credo che sia anche difficile il distacco. Non la sento. Io ho difficoltà a lasciare andare via un ritratto, ma davvero ho tanta difficoltà, però così è. E pazienza, va anche lasciato andare. Sicuramente la paternità è dell'artista, però va detto che l'artista deve lasciarsi dare delle liberatorie per poter appunto ritrarre una persona. Per quanto riguarda invece le immagini tratte dal web, l'escamotage che ho dovuto trovare è di non renderle identiche, perché altrimenti è come fare. Avvocato, quindi sa bene. Non le rendo identiche, colgo lo sguardo, colgo l'espressione che mi interessa, e quindi devo necessariamente regolarmi in questo modo. Per invece le persone alle quali scelgo di farmi da modella, chiedo una liberatoria. Grazie. Valeria, sì. Mi piace molto, complimenti per il suo impegno nel volontariato. Grazie. Allora, Valeria, mi scrivono, vorrebbero sapere se lei è autodidatta o ha frequentato particolari corsi. Allora, l'ho già detto prima, sì. Sono un'autodidatta.
autodidatta e colgo l'occasione per diciamo fare un chiarimento. Spesso leggo sul web nei siti dove si pubblicizzano le opere siate clementi con me, sono un autodidatta e magari c'è un'opera, un manufatto tecnicamente non fatto bene. Allora, l'autodidatta è la persona che studia allo stesso modo con cui studia una persona che frequenta un'accademia, altrimenti è altro, è un amatore, è chi si cimenta, chi si diletta, è un dilettante. L'autodidatta è una persona che studia la storia dell'arte, studia la tecnica in maniera approfondita, la prova, studia il colore, studia i materiali continuamente. Quindi è importante fare questo distinguo. Sì, sono un'autodidatta perché ho cominciato in età adulta e quindi avevo tutti gli strumenti familiari, ma tutti gli strumenti acquisiti, esperienziali, per poter diciamo studiare da sola. Ciò nonostante ho avuto dei maestri di riferimento, l'ho detto, il primo mio padre, mio fratello Massimiliano Massari, e poi seguo altri maestri. Mi piace ad esempio un maestro russo che è Marshenikov e altri. Ecco, a proposito dei suoi familiari, quando diciamo ha deciso di darsi all'arte, cosa gli hanno detto? Beh, sono stati tutti entusiasti, contenti. Ma perché? Miei primi, diciamo, estimatori, non ultimo mio marito, che mi ha sostenuta, stimolata, incoraggiata a seguire questo percorso. Ma perché non la sopportavano come avvocato, forse? E forse anche, sicuramente. Anche. E poi siamo curiosi di sapere se le nipotine, ecco, sono femminucce o maschietti? Io ho una nipotina che ho ritratto, è tra i ritratti, e poi ho un nipotino. E questi due nipoti hanno qualche vena artistica? Secondo lei? La nipotina sì, sì, assolutamente. E ora, sì, ma ora il problema sarà se prenderà dal nonno, dallo zio, cioè dalla... dal papà o dal papà, da chi prende... Seguendo la strada da musicista. Musicista. E già, suona molto bene la chitarra classica, adesso pianoforte, la tromba, insomma. Insomma, in questa famiglia non si sta tranquilli. Quando mentre lo aspetti, sento un fiato di tromba, forse anche, può succedere. Certo. Bene, io direi che potremmo concludere questa intervista, se non altro lasciando lo spazio necessario a Valeria per dirci qualcosa che gradirebbe sottolineare, che noi, io e Anna, non siamo stati capaci di chiederle, insomma, di sollecitarla a dire. Per esempio, ecco, stiamo vedendo queste cartoline. Ecco, sì, che c'entrano le cartoline? Che fa? Ci dedico una cartolina? Ecco, mi viene in mente una... Adesso facciamo lo sfruttamento dell'intervista. Anna, sfruttiamo adesso la vena artistica, sfruttiamo l'intervista. C'è Anna con noi, sì. E gli chiediamo all'artista Valeria se avesse un po' di tempo libero, se volesse, ci dedicasse una cartolina. Ecco, così quando andiamo a trovare a San Michele, ci dà una bella cartolina. La metteremo bene in evidenza nei nostri studi. Assolutamente. Nei nostri studi, sì. Me la dedico assolutamente, faccio una cartolina per voi ad hoc, che mi piace dipingere quando vado in viaggio. Quella cartolina è stata inviata ad una mia amica, sì. Cinzia Petitti, che è un avvocato, che sarà in mostra
lavora con me, lei però è fotografa, sì. E il prossimo, questa settimana, al convegno sulla pace, dove che comprende le nostre due personali e poi c'è una collettiva di altri fotografi. E sì, mi piace dipingere anche le cartoline anziché acquistarle. E per quanto riguarda le illustrazioni invece? Le illustrazioni è stato un altro ambito di indagine. Illustratore mio fratello, è un bravissimo illustratore, e mi ci sono voluta cimentare, mi sono divertita e ho fatto due illustrazioni, che una è l'illustrazione ad un racconto scritto da mio marito. Questa illustrazione l'ho intitolata cronaca disegnata di una giornata qualunque, e ovviamente non ha bisogno di descrizioni perché c'è una città e una bomba atomica che incombe, quindi non c'è da spendere parole. Sì. L'altra invece è La fine del mondo, che è un'illustrazione che porta il titolo di un racconto scritto da mio marito. È appunto di un asteroide che incombe a distruggere l'umanità, e quindi forse questi eventi ci dovrebbero portare ad essere un pochino tutti quanti più miti, più disciplinati, più umili, a riconsiderarci un pochino più, ridimensionarci tutti quanti. Valeria, suo marito, lei ha detto, ha scritto questo racconto intitolato La fine del mondo. Sì, fa parte in realtà di un'antologia di racconti di prossima pubblicazione. Quindi l'arte non si ferma. Quindi uno scrittore, ci dica qualcosa di suo marito, che fa? Mio marito è un medico palliativista, oltre che presidente dell'associazione che prima ho nominato, sì. Che è l'associazione Butterfly di cure palliative domiciliari. Sì. E si dedica alla scrittura, alla narrazione, alla scrittura di poesie. Il prossimo dicembre declamerà alcune sue poesie proprio a Vasto. Che bello quando ci sono tante persone, incontriamo queste tante persone che si dedicano agli altri e soprattutto anche attraverso il volontariato. Lei ha fatto riferimento, e concludiamo con questa sua riflessione, lei ha fatto riferimento alla sua attività di volontariato. Sì. Ecco, e abbiamo fatto riferimento a dei momenti difficili, la pandemia, la crisi economica, la guerra. Ecco, non c'è che da star tranquilli, come si suol dire. E allora, dal punto di vista artistico, che cosa si deve sforzare di fare un artista per portare sollievo, per dare una spinta a una maggiore speranza, a una maggiore voglia di resistere a questa negatività che incombe sulla nostra società attualmente? Può sembrare di dire qualcosa di banale, però in realtà bisogna ribadire anche ciò che può apparire ovvio, secondo me. Noi viviamo in una società di brutture ad ogni livello, ma mi limito non ad indagare le relazioni, le abbiamo indagate prima, mi riferisco all'estetica. Brutti sono gli edifici rispetto a quelli di un tempo, brutte sono attualmente le chiese. Prima le chiese erano espressione di spiritualità anche sul piano architettonico, quindi brutta è l'architettura, spesso, mi dispiace dirlo, anche l'arte, quella che si vuole autodefinire arte, è brutta, quindi rivoluzionario secondo me oggi è tendere al bello. Bello è un testo correttamente ben scritto, bello è un elaborato musicale ben scritto, bello è un ritratto che però preveda una corretta
questa tecnica ritrattistica, quindi non ci si può improvvisare, bisogna sacrificarsi e studiare, quindi tendere al bello è secondo me ciò che può aiutare socialmente a migliorare e a dare più fiducia a noi che abitiamo questa storia. Valeria, ho tra le mani la critica artistica di Michele La Sala, sì. Ma leggerla adesso significherebbe non avere un motivo in più per venire a trovarlo a San Michele, quindi non me ne vorrà se mi permetto di metterla da parte e di prendere l'impegno con Anna Larato, a cui piace tanto l'arte, di venirla a trovare al Castello Caracciolo di San Michele di Bari, una città che a noi piace. Una città che a noi piace perché c'è anche un'amministrazione simpatica, nel senso che è molto, anche questa l'amministrazione comunale di San Michele, artistica, propensa verso l'arte, e quindi ci accolgono sempre con piacere. E questo calore che noi riceviamo quando andiamo lì a documentare le loro realizzazioni, le loro attività culturali, ci riempie di gioia ed è ossigeno per continuare a fare la nostra attività indipendentemente dalle criticità che sono attorno a noi. Grazie di questo suo contributo, la verremo senz'altro a trovare e ci informi su tutte quelle novità che lei ha. Grazie a voi. Grazie per l'intervista, è venuta fuori veramente una bella persona. Grazie. E una bravissima artista. Complimenti. Grazie di cuore. A buon presto. Proseguimento di serata. A Valeria Massari. E quindi Anna, salutiamo i nostri amici, le nostre amiche che hanno avuto il piacere e hanno dato a noi la disponibilità di entrare nelle loro case, e a tutti coloro i quali che pur potendo telefonare al 351-931-9265 non l'hanno fatto perché si sono appassionati a questa intervista e hanno partecipato, hanno ben ascoltato, e li ringraziamo per non aver interrotto questo nostro dialogo con Valeria Massari. Anna, quindi appuntamento a domani, tutto quello che avevamo da dire lo diremo senz'altro domani, liberamente ne parleremo nel prossimo appuntamento. Ciao Anna, buona serata a tutti, grazie. Ciao, buona serata a tutti.